Lei è Lilly, ha 3 anni e arriva da una situazione un po' particolare. È stata abbandonata dal suo padrone insieme al fratello Alvin e vagava da mesi sulla strada. E quindi noi come associazione siamo intervenuti e, tramite il comune che ci ha permesso di portarla in questa struttura. Le condizioni erano abbastanza nella norma, perché veniva nutrita da tutto il vicinato, che sono stati loro infatti ad allertarci per prenderli in carico. È molto coccolosa ed è una splendida gatta, non ha mai avuto segni di aggressività piuttosto che altro. Quindi, se vi siete innamorati di questa splendida gatta che si chiama Lilly, con questi bellissimi occhi arancioni, chiamateci, che lei è pronta per l'adozione assieme a suo fratello. È davvero triste pensare alla storia di Lilly, abbandonata da sola a vagare per le strade con i suoi fratellini. Ogni volta, Estella, queste storie ci riempiono il cuore di tristezza. E guardiamo i nostri gatti felici sul letto, sul divano, tra le nostre braccia, come ora voi state guardando il vostro micio di casa. E pensiamo che non tutti sono così fortunati e che abbiamo il dovere di dare una seconda occasione anche a questi piccoli amici sventurati, a questi randagini, cani o gatti che siano. Anche perché essere un gatto randagio è davvero difficile. Queste creature affrontano ogni giorno una vita di pericoli, di sofferenza, e non crediate, amici, che il gatto se la possa cavare da solo. Questa è una vecchia leggenda, è una frase veramente sciocca. Non è così. Il gatto è come il cane, e il gatto sulla strada rischia di morire di fame, di sete, di essere vittima di delinquenti o di finire investito da un'automobile. Questa è la verità. Un gatto che vive sulle strade non supera mai 5 anni di vita, a differenza di un micio abituato ad avere una casa, che arriva anche... A quanti anni è arrivata la nostra mucca, Stella? 21. A 21, mucca era il nome del gatto, ovviamente, ecco. È arrivata, mucca pazza, per dirla tutta, è arrivata ben a 21 anni di vita, tra le nostre braccia e con l'amore di Stella, che devo dire che è un qualcosa di meraviglioso. Lilly è una coccolona, siete pronti a fare le tante coccole? Chiamate subito al numero 347 3027 22.